come bloccare in modo definitivo i nostri pensieri. Seguimi in questo video e arriva fino alla fine, e se ancora non sei iscritto a questo canale, qui c'è un tastino rosso, iscriviti, attiva la campanella. Molte volte mi viene chiesto: Carlo, grazie alla meditazione riusciamo a rallentare i nostri pensieri, riusciamo a gestire i nostri pensieri, riusciamo a negoziare quei pensieri negativi e introdurre quei pensieri positivi che possano trasformare la nostra quotidianità in giornate migliori? Beh, intanto ti devo dire che grazie alla meditazione sicuramente puoi rallentare i tuoi pensieri, puoi calmare la tua mente, questo sì, ma è ovviamente un allenamento costante, quotidiano, anche per brevi minuti, per breve tempo. Ma l'importante è che, come ogni cosa, va allenata. Il nostro corpo va allenato, la nostra comunicazione va allenata, la nostra osservazione verso il nostro mondo interiore va allenata, ma richiede tempo, richiede attenzione e ovviamente richiede anche la forza di volontà. E nello stesso tempo dobbiamo allontanare il pregiudizio, quel pregiudizio che spesso blocca la nostra identità, blocca la nostra verità, blocca la nostra autenticità. Ma per rispondere alla tua domanda, è possibile bloccare i nostri pensieri, rallentare la nostra mente? Beh, intanto dobbiamo iniziare a lavorare sul nostro respiro. Se ci sono tanti pensieri, è importante respirare velocemente all'inizio e poi rallentare. Questa è la prima fase da poter iniziare ad applicare nella nostra quotidianità. Poi iniziare a osservare il pensiero. Quel pensiero da dove arriva? Quel pensiero da dove nasce? Quel pensiero è mio o forse me l'ha dato qualcun altro in prestito? E una volta che iniziamo a osservare il pensiero, possiamo iniziare a lavorare sulla nostra comunicazione. Il linguaggio, la comunicazione che utilizziamo con noi stessi ha un impatto che determina la nostra realtà. Se io vedo un pensiero che non mi piace, è inutile che mi dico: voglio allontanare quel pensiero, voglio distruggere quel pensiero, voglio allontanare da me, dalla mia mente, quel pensiero. Guarda, Louis Hay ha lavorato per oltre 35 anni, ha scritto libri, ha fatto formazione, solo parlando delle affermazioni, solo parlando di comunicazione, comunicazione che viene espressa nel nostro mondo interiore. Allora perché non iniziare ad applicare, iniziare a fare questo tipo di percorso grazie alla comunicazione? Quindi diventare un abile negoziatore, diventare una persona che riesce a gestire la propria comunicazione ha un impatto determinante sulla tua vita. Quindi se ti arriva un pensiero che non ti piace, non è che lo devi evitare, lo puoi accogliere. Iniziare a dire: se non mi piace questo pensiero, in qualche modo è arrivato per me per darmi un'informazione. E se ancora non so come gestire questo pensiero, so che il mio inconscio, so che la mia parte più profonda potrà aiutarmi a capire come poter gestire al meglio questo pensiero. Utilizziamo la comunicazione assertiva, questa comunicazione che ci permette di aumentare la nostra energia, aumentare la nostra capacità nell'entrare più velocemente nel nostro mondo interiore. Utilizziamo la comunicazione ha un impatto determinante nella nostra vita, e dal momento in cui inizi a gestire la comunicazione vedrai che inizierai a gestire al meglio il flusso dei tuoi pensieri. Se ho un pensiero che arriva magari da una cattiva abitudine, magari vuoi smettere di fumare, vuoi smettere di fare determinate cose nella tua vita, e magari ti arriva quel pensiero, voglia di fumare, e vedi te stesso che hai quell'immagine, che stai fumando una sigaretta, inizia a dirti: io sono libero da questa dipendenza e so che questa immagine si allontana da me giorno per giorno. Vedi come inizi a diventare più consapevole del tuo mondo interiore e inizi a diventare più consapevole della tua comunicazione. Quindi inizia a fare questi esercizi, poi ce ne sono molti altri, perché nelle sessioni, nella formazione, nei corsi di crescita personale che tengo in Italia, anche qui alle Canarie, se vuoi qui sotto c'è un link che ti porta direttamente sul mio sito e ti fa capire quello che facciamo a livello di formazione, a livello di crescita personale, i libri che abbiamo scritto, i percorsi che portiamo ad ogni singola persona, e sono tutti percorsi ovviamente orientati
ad aumentare la nostra consapevolezza, ad aumentare la nostra mappa, quella mappa che abbiamo dentro di noi, quella mappa che a volte è limitata dai nostri pensieri, dalle nostre emozioni, dalle nostre abitudini. Ma quando iniziamo a esplorare questo mondo interiore, questa mappa che è creata da noi stessi, dalle nostre esperienze, dal nostro passato, eccetera, eccetera, riusciamo a lavorare su piccoli principi, piccole azioni, respiro, pensiero, emozione, comunicazione, ecco, già inizi a metabolizzare qualcosa che può essere utile per te. E se ci sono tanti pensieri, fermati un attimo e chiediti: se ci sono questi pensieri, quali sono i prossimi pensieri che arriveranno? Qual è il prossimo pensiero che arriverà? Bene, mi auguro che attraverso questi video puoi trovare delle idee, dei suggerimenti, delle strategie utili da applicare nella tua quotidianità, nella tua vita, nella tua professione. E ti ricordo, se vuoi fare un percorso di coaching, vuoi fare un percorso di crescita personale, vuoi venire qui a Fuerteventura una settimana, può aiutare te stesso, la tua famiglia, il tuo compagno, la tua compagna, anche il tuo lavoro, il tuo nuovo business, vuoi venire qui a fare un'esperienza importante, impattante per la tua vita, noi ti aspettiamo. Ricordati di iscriverti a questo canale e vedere tutte le cose che facciamo. Ciao, al prossimo video.